Facciamo anche in questo venerdì, carissimi, un piccolo passo nel nostro cammino di dottrina cristiana, con molta semplicità. Io mi limito a leggere con voi, facendo qualche commento, qualche sottolineatura, molto semplice, questo bellissimo testo di Columba Marmion, Cristo, vita dell'anima. Nel capitolo settimo, il sacrificio eucaristico. Questo capitolo settimo, abbastanza lungo, noi stiamo affrontando il quarto paragrafo, quello che tratta dei frutti infiniti, del sacrificio dell'altare. L'abbiamo già iniziato la volta scorsa, quindi prego chi non l'ha fatto di vedere l'altro video, il video precedente, quello di 15 giorni, di 2 settimane fa, il venerdì di 2 settimane fa, i frutti infiniti del sacrificio dell'altare, omaggio di perfetta adorazione. Oggi facciamo un piccolo passo, non troppo lungo, penso che una breve dottrina sia più efficace per molti di voi. Di una mezz'ora di conversazione. Il paragrafo prosegue dopo aver trattato della perfetta adorazione che è nella messa, tratta della messa come sacrificio di propiziazione piena, sola azione di grazia degna di Dio. Sacrificio di potente impetrazione, quindi questi tre caratteri, sacrificio di propiziazione piena, azione di grazia sola degna di Dio e sacrificio di potente impetrazione. Naturalmente prevedo che non lo tratteremo tutti e tre. Inizio con sacrificio di propiziazione piena. La notazione che fa prima di trattare questo con Columba Marmion, io la trovo molto interessante. Chiede di guardare la messa con gli occhi di Dio Padre. Noi siamo sempre abituati a partire da noi stessi, è forse inevitabile questo, ma chiede di guardare il santo sacrificio della messa, il sacrificio di Cristo, con gli occhi di Dio Padre. Penso che un esercizio così, almeno come tentativo, potrebbe cambiare profondamente il nostro modo di assistere alla messa. Troppe volte partiamo da noi stessi e torniamo a noi stessi. Ripeto, forse questo in qualche modo è inevitabile, ma è rischiosissimo, è riduttivo. Soprattutto dobbiamo liberarci dalla schiavitù dei nostri sentimenti, del nostro umore, della nostra piccola visione. Ma seguiamo Columba Marmion che ben ci istruisce su questo punto. Dice qui: è necessaria la fede per comprendere il valore della messa, quella fede che è come una partecipazione alla conoscenza che Dio ha di se stesso e delle cose divine. La fede, è come una partecipazione alla conoscenza che Dio ha di se stesso e delle cose divine. È necessaria questa fede, questo sguardo, questo partecipare allo sguardo stesso che Dio ha di se stesso e delle cose divine. Questo in tutto principalmente per la questione della messa. È necessaria la fede, per comprendere l'ora della messa. Ma la fede non è un sentimento nostro, è partecipare alla conoscenza stessa che Dio ha di se stesso e delle cose divine. Sottolineo queste parole, vi invito a riflettere fortemente, ripeto. La fede è in qualche modo partecipare alla conoscenza che Dio ha di se stesso delle cose divine, cioè entrare nello sguardo di Dio. Nella luce della fede, noi possiamo guardare l'altare come lo guarda l'Eterno Padre. Se in questa dottrina
ci fosse solo un poco più di chiarezza e di coscienza su questo, a me basterebbe già. Domandiamola questa grazia e impegniamoci per ottenerla. Nella luce della fede, noi possiamo guardare l'altare come lo guarda l'Eterno Padre. Vedete che la fede è partecipare alla conoscenza che Dio ha di se stesso e delle cose divine. Allora noi possiamo guardare nella fede, guardare all'altare come lo guarda l'Eterno Padre. È questo che è necessario per vivere bene la messa, se no non ci rendiamo conto di cosa succede. Se no ne facciamo un rito di una religione naturale, dove l'uomo cerca Dio e i suoi benefici per ottenere qualche cosa. È troppo poco, è la naturalizzazione del cristianesimo, diventa scadimento, si torna indietro, si torna prima di Cristo. Bisogna invece, nella fede, vedere l'altare come lo guarda Dio Padre. Che cosa vede il Padre all'altare sul quale si offre il santo sacrificio? Si domanda Colomba Marmion e risponde: egli vede il figlio del suo amore, filius di lezioni sue. Colossesi, capitolo 1, versetto 13. Il figlio delle sue compiacenze, presente in ogni verità e realtà, vere et realiter, e rinnovante il sacrificio della croce. Allora, Dio Padre vede, vede il figlio del suo amore, che rinnova il sacrificio della croce. Questo lo sappiamo bene, ma guardiamolo con gli occhi del Padre, non con i nostri. Dio misura ogni cosa dalla gloria che ne riceve. Tanti anni fa, iniziando questo testo di Colomba Marmion, ci siamo soffermati molto sul fatto che Dio non ha bisogno di noi. Dio è beato in se stesso. Il Figlio rende gloria al Padre. Il Padre si compiace nel Figlio. È il caso di applicare ora questo alla Messa. Dio misura ogni cosa dalla gloria che ne riceve. In questo sacrificio, come al Calvario, una gloria infinita gli è resa dal suo Figlio adorato. Se ci rendessimo conto di questo, come assisteremmo alla Messa in modo diverso e finalmente pieno? Come noi sacerdoti celebreremo con impeto e con profonda gratitudine l'atto supremo che il cristianesimo conosce e che dà un'infinita gloria al Padre, che è la Santa Messa. Ma purtroppo noi guardiamo la Messa con gli occhi umani, con i nostri occhi umani, e non con lo sguardo di Dio. E questo è causa di infinite tristezze e, ahimè, di infiniti tradimenti. In questo sacrificio, come al Calvario, una gloria infinita gli è resa dal suo Figlio adorato. Dio non può trovare omaggio più perfetto di questo, che contiene e supera tutti gli altri omaggi. Il santo sacrificio della Messa è l'omaggio perfetto al Padre. Credo che su questa cosa noi dobbiamo soffermarci di più, dobbiamo pregare di più, dobbiamo considerare di più, dobbiamo riportarcela alla mente ogni volta. Ripeto, noi sacerdoti, prima di celebrare la Messa, e voi fedeli, carissimi, quando vi recate in chiesa per assistere alla Messa, e non anteponiamo nulla alla Messa, nulla, se non fosse un obbligo gravissimo di carità che Dio stesso ci chiede, ma altrimenti non anteponiamo nulla alla Messa. Nessuna nostra pratica di preghiera è più importante della Messa, nessuna pratica di penitenza è più importante della Messa,
Nessun lavoro è più importante della messa. O rinasciamo su questa coscienza, o il cristianesimo sparisce. Sparisce anche nel cuore di chi ha iniziato ad amare il cristianesimo secondo la tradizione. Occorre sempre partire da questo e tornare a questo. Partire dallo sguardo che Dio Padre ha dell'altare. È brevissimo, ma mi fermerei così oggi e vi inviterei a tenere ben ferma questa considerazione e farla diventare preghiera quotidiana. Ripeto, quando vi recate, spero molti ogni giorno, spero tutti la domenica per assistere alla Santa Messa, con lo sguardo di Dio Padre. In questo sacrificio, come al Calvario, una gloria infinita gli è resa dal suo Figlio adorato. Dio non può trovare omaggio più perfetto di questo, che contiene e supera ogni altro omaggio. Sia lodato Gesù Cristo.